Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo un altro impasto di base. Andiamo a fare una frolla salata perché fino a questo punto non l'abbiamo mai preparata insieme. Creeremo appunto questa frolla salata che potrà servirci come base per preparare dei biscottini salati o delle crostate. Andiamo a prepararla insieme. Per questa frolla noi abbiamo bisogno di farina 0, come al solito, non per essere ripetitiva, ma non vi darò i pesi, ve li scriverò tutti in info box. Quindi farina 0, uova, grana o reggiano, sale, olio di mais e lievito per torte salate. La prima cosa vado a versare il sale alla farina e la stessa cosa il lievito. Unisco quindi le polveri, aggiungo il parmigiano e amalgamo per bene. Ora creo una fontana e all'interno metto le uova e l'olio. Batto prima con la forchetta e poi andrò con le mani. Comincio a questo punto a far raccogliere dall'uovo e l'olio la farina. E quando il tutto diventa un pochino più solido, andiamo a lavorare con le mani. Lo lavoriamo energicamente fino a che risulterà un impasto omogeneo. Io ho formato un panetto in questo modo. Adesso vado a disporre il panetto così sulla pellicola, all'interno della pellicola. E me lo porto in frigo per un'ora. Ora, a questo punto, la nostra, diciamo, frolla salata è pronta per realizzarci appunto biscotti salati o crostate. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta. Se vi è piaciuta questa pasta frolla salata, mettete un like. E se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti da Rita.